con Alessandra Gallone per parlare del nuovo partito Fratelli d'Italia. Quali sono i punti chiave di questo nuovo movimento? Fratelli d'Italia è un movimento giovane che nasce veramente pochissimo tempo fa, abbiamo organizzato in poco tempo anche la sua presenza sul territorio. Nasce come lista di centrodestra, come movimento di centrodestra che si chiama Fratelli d'Italia proprio perché vuole essere un movimento inclusivo in cui le persone che hanno voglia di combattere l'antipolitica con la propria partecipazione avranno l'occasione di poterlo fare. Perché sostenere Roberto Maroni dopo le vicissitudini che hanno scosso la Lega e la Regione Lombardia? Le vicissitudini, sappiamo, ahimè, hanno colpito un po' tutto il mondo della politica, non solo la Regione Lombardia, ma anche altre regioni e in generale la politica intera. Maroni è una persona comunque che si è sempre dimostrata una persona seria, una persona presente sul territorio, una persona con le idee chiare. Con la Lega c'è sempre stato comunque un rapporto di amicizia politica, quindi non abbiamo nessuna difficoltà a sostenerlo e a continuare insieme un percorso che avevamo iniziato, certo con altre prerogative e con altre finalità, innanzitutto la pulizia, l'onestà, il ripartire veramente cercando di ricostruire un percorso politico, perché la politica è fondamentale per garantire, innanzitutto perché è un bacino di idee che dopo devono trasformarsi in azione e perché sta alla base del sistema democratico a cui non vogliamo assolutamente rischiare di rinunciare. Presentiamo ora invece i candidati. Diciamo che il dato particolare e che veramente mi entusiasma è che la maggior parte di loro sono persone che vengono dalla società civile, sono persone che non hanno mai fatto politica attiva, sono persone impegnate, comunque sono tutte persone che probabilmente hanno messo tanto del loro nella loro professione, nel loro nucleo familiare, che oggi, proprio stimolate dalla volontà di cambiare, si sono offerte, devo dire, veramente spontaneamente. Per questo le ringrazio tantissimo.